forte, più forte, più forte. Buonasera amici telespettatori e benvenuti al talk show numero zero. Siamo pronti a raccontarvi un'altra di quelle storie interessanti e questa volta direi anche con tinte commoventi. E quindi vi invito a restare con noi, a non cambiare canale, poi chi è che vuole cambiare lo faccia, io intanto mi limito a consigliarvelo. Allora iniziamo subito a dirvi che la puntata di questa sera alla radio, al fascino e all'importanza che riveste questo marchingegno marconiano. E già, perché lo vorrei ricordare, fu proprio un italiano ad inventare la radio. Guglielmo, servizio realizzato, intanto vi spiego un po', faccio un breve cappello, realizzato all'Aquila, pensate, in una stazione di metano vi mostreremo le immagini di un centinaio di radio che giacciono forse indegnamente in una stanza di questa stazione di servizio. E poi ricorderemo nel corso della puntata un caro collega scomparso il 6 gennaio dell'anno scorso, il 6 gennaio del 2000, il più famoso disc jockey, animatore, presentatore delle radio abruzzesi, Gigi Tozzi. Questa in sintesi la puntata di questa sera. Allora, detto ciò, passiamo a presentare i veri protagonisti delle nostre puntate, delle nostre performance, che sono i nostri ospiti. Quello che sto per presentarvi è un noto DJ, da più di 20 anni svolge questa professione. Per lui la radio è la vita ed è per questo che la fa con dedizione e professionalità. Lo abbiamo invitato per parlarci dell'amico Gigi Tozzi, scomparso, come dicevo, l'anno scorso. Lui ha frequentato il liceo e con Gigi ha condiviso tante esperienze radiofoniche di vita e anche di divertimento. Ha accettato il nostro invito passando dalla radio alla televisione. Gianni Parente, applauso, buonasera Gianni. Grazie. E grazie per essere qui. Come dicevo, ci saranno degli attimi un po' delle tinte di grande affetto e di sentimento nei confronti di questo caro amico scomparso. Allora, passiamo ad un altro ospite, giornalista, scrittrice e poetessa. Deve gran parte del successo al suo talento, ovviamente, ma anche al Maurizio Costanzo Show, che la ospitò per un episodio accaduto tanti anni fa in quelle di Crotone. Lei scrisse un libro dove appunto descrisse minuziosamente la condizione della donna nel meridione, ma soprattutto in Crotone, in Calabria. Certamente già nostra ospite, non abbiamo nessuna intenzione, questo qui lo voglio dire, di ripercorrere quella difficile storia, ma le chiederemo di raccontarci esperienze di radio e di vita. È venuta da Roma Giovanna La Vecchia. Applauso a Giovanna, che ha solo il cognome, che è un po'... però... buca il video e quindi siamo contenti, no? La televisione vuole anche una bella immagine, quindi eccoci qui. Allora, è il ancora un altro ospite, è il direttore del castello di L'Aquila, uno dei più belli manieri e meglio conservati d'Europa. A parlarci di questo luogo, spesso oggetto e soggetto di fiabe e film, il direttore Calcedonio Tropea. Buonasera direttore. Grazie direttore per essere qui, per aver accettato il nostro invito, lei davvero è una bella figura, poi le chiederò anche le notizie su questo, originale nome che lei porta. Passo a presentare gli altri ospiti, è la direttrice della Direzione Provinciale del Tesoro di Pescara, lo è stata per diverso tempo per quella dell'Aquila. Lei è giornalista, è scrittrice, è presidente dell'Associazione Donne d'Abruzzo e l'abbiamo invitata, la invitiamo spesso proprio per farci raccontare storie di donne, ma questa sera le chiederemo un parere, un sentimento nei confronti della radio. È con noi la dottoressa Licia Mampieri. Buonasera dottoressa. Ad inizio trasmissione ho accennato al servizio realizzato sulle radio d'epoca e per questo abbiamo invitato un collezionista di radio antiche. È tanta la sua passione che adesso addirittura le ripara.
Lui svolge la professione di responsabile, ecco perché riesce a tanto, è il responsabile della progettazione di microelettronica presso la Siemens di L'Aquila. Ve lo presento, è l'ingegner Donato Di Domenico. Buonasera, ingegnere. Buonasera. Questa volta il nome l'ho detto bene, ingegnere. Benissimo. Quindi, senta, io intanto le vorrei subito chiedere da quanto tempo coltiva questa passione per la radio? Per questa scatolina che riesce a suscitare. Dunque, diciamo, per la radio, intesa come radio a valvole, saranno 15 anni più o meno. Ed è, diciamo, una passione che è nata dai ricordi di infanzia, sostanzialmente. Vivevo in un paese in cui, tutto sommato, ancora la televisione era un fenomeno d'élite. E quindi nelle case era situata la radio. La radio era il mezzo, diciamo, mass mediologico che portava notizie e intimità, portava anche quel poco di vento dal mondo che in un paese d'Abruzzo era qualcosa di diverso rispetto alla realtà. Ci dica di quale paese lei sta parlando. Sto parlando di Barrea. Ah, di Barrea. Un posto che merita essere menzionato, sì, 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 a parte che lei c'è nato, però, perché altrimenti a Barrea, vedendo la trasmissione, assolutamente, dice ecco. Nemo profeta in patria, l'ingegnere, no, no, assolutamente. Perché invece saluta anche tutti i Barre, si chiamano gli Barreani. Abitanti di Barreani, Barreani, mentre sì. Gli abitanti di Villetta Barrea, vabbè, andiamo avanti, era una curiosità. Vabbè, Villa Barreani. No, saprei la definizione in dialetto, quella in la italiano, dica, in dialetto. In dialetto era... I Villacchiari, credo che si i Villacchiari, almeno no, così diceva Barrea, non vorrei che ci fosse qua. C'è un ritorno ai dialetti, problema. Alle tradizioni, c'è una rivalutazione della provincia, quindi certo. Ben vengano queste cose. Ecco, e quindi un paese come Barrea negli anni 60, io avevo 5 anni, ancora la televisione non incideva profondamente, era un fenomeno d'élite, quindi la radio era la radio a valvole principalmente, la radio con la lucina, perché la lucina è secondo molti qualcosa che ha aiutato molto il collezionismo e molto il ricordo, molto diciamo questa passione verso questo tipo di oggetto. Mi scusi, non voglio interrompere, quando lei parla della lucina mi parla di quella bolla verde che quando c'era la sintonia... No, quella è l'occhio magico. Della lucina parlo proprio dell'illuminazione della scala parlante. Si chiamava scala parlante, poi anche quello è un nome che ha un senso storico, perché è nato come scala numerica nella radio, poi passata come scala parlante. E dove c'erano scritte le stazioni? Ecco, questa cosa illuminata portava un angolo intimo all'interno di una stanza, principalmente in un paese in cui, diciamo, il fenomeno tecnologico era molto molto limitato. Quindi sollecitando anche la fantasia, il pensiero, certo, la meditazione. La fantasia, soprattutto il fatto di poter ricevere notizie che venivano da un mondo che tutto sommato era abbastanza distante rispetto alla realtà oggettiva che si viveva in un paese. Mentre, ingegnere, quando lei mi parla di occhio magico, a che cosa si riferisce? Appunto la L'occhio bolla, magico sì. Era quella bolla verde sì. Che serviva sostanzialmente quando furono fatte delle migliorie all'interno del circuito. All'interno del circuito venne posto un tipo di funzionamento che era sostanzialmente... il fatto che la radio di per sé regolasse il volume. Ah, e un'autoregolazione. Cosa, un'autoregolazione, il volume sì. Che oggi si usa normalmente in tutti gli apparati. Ecco, questa cosa, questa regolazione automatica del volume, portava al fatto che era difficile avere la sintonia precisa, perché la radio in qualche maniera compensava il fuori sintonia. Per questo venne posto questo occhio magico, chiamato occhio magico, in realtà era... l'antesignano di un tubo catodico, perché funzionava con i fosfori verdi, esattamente come funzionavano i vecchi tubi catodici. Ecco, questo qua serviva per mettere in sintonia la radio. Motivo di fascino, no? Negli anni 40, assolutamente. Sì, non era sì. Nulla facile. Anche la sintonia era difficile, uno se la doveva quasi meritare. Dunque, ci stanno, delle cronache degli anni 30 in cui ci sono delle persone che dicono sostanzialmente che dopo essere riuscita a sintonizzare la radio si sono ritrovati che la trasmissione era già terminata, tanto era difficile sintonizzare una radio. Una radio negli anni 20 aveva una media di una decina di manopole, ecco, da regolare. Addirittura lei le ripara le radio, quelle d'epoca, è difficile sì. Trovare i pezzi?
Assolutamente sì, dipende molto da quali tipi di pezzi, anche qui riparare una radio significa riportarla a funzionare. Spesso un'operazione del genere, se condotta in maniera maldestra, significa rovinare quello che di storico c'è ancora nella radio, e c'è molto come circuito, come architettura, come tutto il resto. Spesso non bisogna mai forzare la mano. Riparare una radio a tutti i costi non è una buona politica, perché si rischia in qualche maniera di rovinarne il ricordo storico, quello che è rimasto di storico. Certo, ce ne sono tanti di collezionisti in Abruzzo? In Abruzzo ce ne sono almeno una decina che conosco io. In Italia c'è l'AIRE, che è l'associazione diciamo, dei collezionisti di radio d'epoca, ed è un'associazione che vanta all'incirca un 2000 persone. Ecco, è un mondo molto Ecco, variegato, ci sono i commercianti, ci vi sono. incontrate, vi ritrovate, Non è discutete, facile scambiate. incontrarsi, non è così facile Ah, incontrarsi. come mai? A che cosa è dovuto? Abbia delle molteplici attività che contraddistinguono i soci, diciamo, di questa. È dovuto al fatto che ognuno di noi ovviamente segue una vita personale che è spesso legata ai fenomeni normali del lavoro e di altre cose, della famiglia. Certo. E, per esempio all'Aquila non c'è Non esiste un'associazione. l'associazione. Con Franco Pistilli stavamo pensando di arrivarci. Ma è qualcosa che comunque è difficile da mettere in piedi, perché bisogna trovare l'energia, la forza e anche spesso Ecco, magari la delle radio è importante, infrastrutture. ma la televisione a volte fa miracoli. Chi lo può dire? Può darsi che questa trasmissione riesca appunto a lanciare quel sasso nello stagno che possa magari far illuminare chi magari potrebbe organizzare questa associazione. Lei mi ha detto, il signor Pistilli, e io la ringrazio, lo sa perché? Perché mi ha fatto venire in mente che adesso vi mostreremo, ho intenzione di mostrare la prima parte del servizio realizzato sulle radio. E questo servizio, seguitelo attentamente, la prima parte dura un 3 minuti, lo abbiamo intitolato Una stazione e 100 radio. Vediamolo, eccolo qui. Poi lo sentiamo anche noi in studio, poi casomai. Sapere, ma esistono questi apparecchi radio? Sono Sono un centinaio addirittura. Sì. È Adesso glielo incredibile. faccio Ma, qui, vedere. ma scusi, ma è una stazione di Eh servizio sì, però è per l'ordine. Eh metano e no. ci sono un centinaio di apparecchi Sì, radio. È c'è anche un incredibile. grammofono. Io chiedo anche Un di grammofono. quelli antichi di una volta, quelli lì a tromba che. Sì, Sì, ho per capito. vedere Con come quei suonare. disconi grossi, ho Sì, capito. Io provo a chiedere anche al signore lì perché non ci credo. Comunque siamo. prego. Grazie intanto, la ringrazio. Salve, buongiorno. Lei sa, mi hanno detto che ci sono degli apparecchi radio qui in questa stazione di servizio, un centinaio d'epoca. Non lo so, Lei non sa di questi. non so niente. Scusi, di questi apparecchi radio, c'è un piccolo tesoro dentro una stanza, il signor Pistilli ha, no? Ci sono apparecchi radio d'epoca, Radio Marelli. Ma è Ma vera questo questa cosa? non glielo so dire, Lei non ne ha sentito parlare di questi? parlare con la signora, Come? con la signora, Con la signora che sa la tutto di moglie, questo? sì. Sì, ma proprio apparecchi radio d'epoca in questa stazione di servizio. Incredibile. Vabbè, sentiamo allora. Giuseppe, ci troviamo, mi tolgo gli occhiali, in questa stazione di servizio, la più importante che è qui nel capoluogo, dove mi dicono che ci sono apparecchi radio d'epoca, addirittura un vecchio grammofono a tromba, quelli lì che si usavano con l'etichetta La voce del padrone. Andiamo a Una vedere. passione che hai, basta. Allora, apriamo, permesso. È davvero qualcosa di straordinario. Qui c'è tutta la passione e l'amore che il signor Franco Pistilli nutre per questi oggetti che sanno di antico, sanno di altri tempi, rappresentano il passato. Un passato che ai telespettatori sicuramente sarà a cuore. Per tanti motivi, no? Per motivi sentimentali, chi non ha ballato con un vecchio grammofono, oppure chi non ha nella mente ogni tanto lo fischietta un motivetto di tanti anni fa, quel motivetto che faceva così. Ci sono apparecchi radio di ogni tipo, di tutte le età. Cominciamo a leggere qualche riferimento. È una marca Schub, modello telegrafia.
è stato fabbricato in Germania, è del 1933. Guardate i particolari, sono tutti originali. Quest'altro viene dall'Olanda, è un Philips, un vecchio Philips, il modello è 839 e l'anno è il 1934. Davvero incredibile, non avrei mai pensato di trovare apparecchi radio d'epoca che vanno dal 1920 al 1950. Qui è rappresentata la storia della radio, le innovazioni tecniche, i modelli di maggiore diffusione in tutto il mondo, illustrati in un libro che adesso vi faremo vedere e descritti in 188 schede. E poi vi faremo vedere adesso, tra poco, davvero un gioiello, il vecchio grammofono a tromba. Facciamo un applauso agli apparecchi che abbiamo visto, che sono davvero belli. Torniamo in studio e adesso facciamo sentire il vecchio grammofono a tromba, perché sentite un po', io spero di portare dentro le vostre case il suono di questo grammofono a tromba. Quanti anni ha questo grammofono? Del 1920, all'incirca. Si sente? Gettò la luna nel rio, l'anello di questo vecchio disco che è in... Questo, il disco? Lo possiamo sfumare? Sì, beh, sfumare no, qui si toglie del tutto. Non c'è uno slide. Non c'è uno slide, allora, non c'era potenziale. Ci dia qualche dato di questo gioiello, davvero, che chissà quanti avranno ballato con il grammofono a tromba, chissà quanti staranno ricordando i nostri telespettatori. Dunque, delle questo storie. È un grammofono a tromba, è di tipo meccanico, i brevetti sono cominciati intorno al 1800, questo è all'incirca del 1920, la radio era già comparsa, diciamo, già cominciava ad essere presente in qualche elite, però questi erano i mezzi con cui si faceva convivio. Ed è un grammofono a tromba, tromba esterna, ce n'erano alcuni a tromba interna, la tromba in legno, in un legno particolare, un legno tropicale, e usa dischi a 78 giri ovviamente. Ecco, lei ha detto bene quando si faceva il convivio, no? Perché non si parlava di feste, voglio dire. Beh, si parlava dei, non so, non so come fossero, sì. Però sostanzialmente erano... diciamo queste trombe così erano delle cavità risonanti che servivano a dare quel poco di musica a poterlo sentire. Lei ha ballato qualche volta con il grammofono? No. Perché no? Perché dicono che è tutta un'altra cosa. Comunque era una mia curiosità. Senta, ingegnere, io intanto proporrei la seconda parte di questo servizio, così poi andremo a sentire anche gli altri ospiti. Allora, siamo pronti con il secondo servizio, vediamo le immagini di questa una stazione 100 radio, il servizio girato ad Aquila. Ed ora un'altra autentica rarità. Questa volta si tratta di un apparecchio radio che fu costruito in Olanda, pensate, nel 1928. E il nome di questo apparecchio radio è piatto di barbiere, pensate. Il circuito è del tipo a spillo e fu costruito nel 1928, non so se rendiamo bene l'idea. Certo, questi apparecchi radio meriterebbero un'altra sede, una sede più adeguata, magari all'interno del castello, lì c'è posto per queste antichità, per questi gioielli del passato. Questo qui è un Minerva, apparecchio Minerva, e questo qui finalmente è italiano, è del 48. Chissà quanti annunci ha dato questo apparecchio radio. Vi ricordate? La voce del fascismo era quella tipica, che ancora molti avranno nelle orecchie, di Kramer. Kramer fu uno dei più grandi e straordinari doppiatori che la storia della radio EIAR ricordi.
La radio, che mondo particolare, la radio è sempre stato un mezzo affascinante. Perché? Perché è un mezzo di comunicazione di facile ascolto, easy listening. La radio, a differenza della televisione, si può ascoltare seguitando a sfaccendare, magari in macchina, oppure mentre si lavora in ufficio. E poi con la radio si riesce a dare spazio alla fantasia. Ecco, vediamo questo apparecchio radio, che è un radio Marelli, io direi un glorioso radio Marelli, è del 1936, ha 5 valvole e ha un circuito particolare. E il modello Alcor Lusso, perché chi aveva questo apparecchio sicuramente era una persona che non se la passava male. E quest'altro invece è stato costruito in Austria, è del 1938. Invece quest'altro modello, tutto in radica di noce, costruito nel 1940, e vediamo un po', viene dai paesi dell'est, apriamo, sembra un mobile bar, invece ecco qui, tutta la gamma della sintonia, che sicuramente era una sintonia in onde medie, sicuramente, poi è uscita la modulazione di frequenza, poi la radio si è evoluta in tutti i sensi. Achille Togliani, Nilla Pizzi, Rabbagliati, Natalino Otto, erano questi qui, i divi di allora. E non c'era la televisione, quindi le loro voci erano famose perché tutto il giorno facevano compagnia a chi magari doveva ricostruire, a chi era all'estero, a chi magari era in guerra. E quindi ascoltare una bella canzone attraverso la radio era sempre un motivo di speranza e di grande sollievo, di gioia, no? Questa qui è un altro modello, è in ristrutturazione, lo stanno restaurando, questo apparecchio lo stanno restaurando, ma tornerà come nuovo. È tanta la passione del signor Franco Pestilli che impiega per questi apparecchi radio. Apriamo qui, vediamo un po', Giuseppe, di riprendere, è incredibile, io che vengo dalla radio e che per me è sempre stato un mezzo affascinante e quindi è importante perché ho iniziato con la radio. Voglio anche ricordare un mio passato radiofonico in Via Asiago, perché per qualche tempo ho lavorato anche per la Radio Nazionale e quindi sono commosso nel vedere tutti questi modelli, questi apparecchi radio in una stazione di servizio. Come ripeto, sono rimasto un po' così esterrefatto, perché questi apparecchi, questi modelli, questi gioielli meriterebbero un'altra sede. Ecco, noi consegniamo questo servizio a chi di competenza affinché meditasse e affinché potesse magari portare avanti un progetto per trovare una giusta collocazione a questi modelli di una volta. Termina qui questo servizio attraverso la memoria e attraverso la storia della radio, perché qui dentro è rappresentata gran parte della storia della radio. Riconsegniamo le chiavi alla signora e quindi avevano ragione, qui dentro è custodito un autentico tesoro. Grazie signora, la ringrazio per la disponibilità. Grazie a lei, arrivederci. Allora, ringraziamo davvero il signor Pestilli per averci dato questa opportunità e la signora che appunto ci ha consegnato le chiavi. Torniamo in studio, dottoressa Mampieri. Allora, qualche ricordo legato alla radio? Io ho un ricordo bellissimo, ero molto piccola e le mie sorelle maggiori, ne ho tre, e quando appunto c'era il Festival di Sanremo, che si ascoltava solo alla radio, loro rimanevano nella cucina illuminata solo dalle fiamme del focolare in pieno inverno, con la radio accesa ad ascoltare le canzoni di Sanremo. E questo è un ricordo molto bello, e la famiglia era unita, e il mio paese è entro d'acqua, e poi questo ricordo della radio e di Sanremo si è disperso diciamo a causa dell'emigrazione, perché due mie sorelle maggiori con i genitori sono partiti per il Venezuela. Bene, la ringrazio per questo ricordo, dottoressa, e incontriamo il direttore.
Allora, il dottor Calcedonio Tropea è il direttore del Castello di L'Aquila. Del Museo Nazionale. Del Museo Nazionale, sì, è un po' riduttivo dire del Castello, mi perdono. Che si trova nel Castello, sì. Sì, ha visto il servizio? Molto interessante, veramente interessante, sì. Ecco, seguito con molto interesse. Sì, quali considerazioni si sente di... Ma mi ha colpito questo, diciamo che questo fatto che... Si tratta di una collezione in pratica già musealizzata, perché come abbiamo potuto notare questi pezzi sono stati, c'è stato un ordinamento che è tipico del lavoro del conservatore del museo, insomma. È una delle sue funzioni principali, e questi oggetti, questi pezzi veramente strepitosi sono stati ordinati con un criterio con grande competenza, con un criterio veramente diciamo da professionista, oserei dire, e anche il fatto che sono stati tutti etichettati, quindi si è fatta una sono stati oggetto di una forma di schedatura, che è una, sì. È un'altra delle nostre delle attività istituzionali diciamo di grande rilievo che quindi noi facciamo. Sarebbe facile il passaggio in una sede giusta. Mi ha colpito, direttore? Anche una, ecco, ci terrei a sottolineare un fatto, le parole dell'ingegnere poc'anzi, proprio ci sono state alcune cose che mi hanno colpito, in quanto è riuscito con pochi tratti a delineare quelli che sono i canoni fondamentali che presiedono all'opera del restauro, quelli che noi applichiamo costantemente nel restauro delle opere d'arte. Quando mi ha colpito quando ha detto ecco, io posso arrivare fino a un certo punto, non devo forzare, perché altrimenti correrei il rischio di provocare dei danni. Questo è un discorso che si attaglia perfettamente a quello che è il nostro lavoro. Quindi troviamo di fronte a dei professionisti, direi. E questo direttore sono le cose, lei ha elencato delle cose che l'hanno colpita, però ancora non mi ha detto se lei ha un'idea. Sì, sì. No, dunque, è la memoria. Io ho avuto, cioè, ho avuto modo di visitare questa collezione e mi ha veramente affascinato. E non si può fare nulla per dare una... Dunque, guardi... Non voglio rompere nulla. Al momento... Come diceva l'ingegnere, insistendo troppo... Guardi, è importante che si aprano... Sì, ecco, in questa circostanza questo incontro è certamente ha una sua valenza molto significativa. E io ritengo sia importante che certi discorsi si comincino ad aprire. E fra l'altro questa cosa cade in un momento molto favorevole, perché non so se loro sono a conoscenza di questo fatto, ma è cosa recentissima, il nuovo testo unico che disciplina la normativa che riguardano la tutela dei beni culturali, e in questo testo unico è stato dato ampio spazio a tutta una serie di beni. Che non erano, non, diciamo, nella precedente legislazione, diciamo, erano inseriti in maniera, per così dire, episodica. Quindi nella sistemazione normativa del nuovo testo unico, questo settore è entrato a pieno titolo. Nell'articolo 3 del testo unico, all'ultimo comma, e sono definiti come beni culturali, quindi rientrano nella legislazione, nella normativa di tutela, anche le apparecchiature scientifiche che abbiano più di 75 anni, c'è questo limite. Quindi siamo in regola anche con la legge. Molti di questi apparecchi che ho visto, se risalgono a molti anni fa, sono già sottoposti alla tutela della soprintendenza. Come fossero dipinti, sculture, monumenti e via discorrendo. Mi sono accertato, direttore, non se, ma risalgono davvero.
Certo. Poi si può interpretare chiaramente il dettato della legge, si può anche, è soggetto a un minimo di interpretazione, che certo, in questo certo. caso sarà certamente un'interpretazione estensiva. Chissà quanti turisti verrebbero all'Aquila per vederli, potrebbe essere un motivo in più, no? È certamente un motivo di interesse, da coniugare, ritengo, con altre iniziative collaterali che noi stiamo portando avanti già da qualche tempo. E dopo ne parleremo, direttore. Mi riferisco all'opera di catalogazione che noi abbiamo fatto di importanti strumentazioni dei gabinetti di scienze, ne abbiamo di veramente interessanti, noi siamo partiti dai gabinetti dell'antico liceo classico della città dell'Aquila, ma lo estenderemo ad altre collezioni che sappiamo che si trovano in Abruzzo. Mi fermo perché vedo che... Ci sono altre iniziative, ne parleremo dopo. Io intanto sì, dico... Comunque la disponibilità è piena, sì, è un discorso nuovo che si apre adesso e cercheremo di svilupparlo. Senta, direttore, dicevo, al castello c'è da vedere anche il mammut, no? Tutti conoscono il mammut. Il cosiddetto mammut, che poi in realtà è un arcidisco. Non è un mammut. È un nome abbastanza difficile, arcidisco. Ma è della famiglia dei mammut, però. Sono cugini, sono più o meno, c'è una certa parentela. Ormai tutti lo conoscono come mammut. Quindi, come tutti conoscono la struttura, la nostra struttura, come castello cinquecentesco. Adesso... Vecchio maniero, ma lei lo sa che all'Aquila, sino a qualche tempo fa, c'erano due di maniero? C'era un altro maniero? C'era un altro maniero, una persona fisica forse, si riferisce, non so. Mi riferisco al boss una del Brenta. Una persona che si chiamava maniero? Avevo stato arrestato. Avevo più o meno. Voglio dire, viveva appunto all'Aquila. Due manieri. Anche se è tutt'altro tipo. Grazie direttore, lei è molto disponibile alla battuta, io la ringrazio. Sentiamo la dottoressa La Vecchia, Giovanna, preferisco Giovanna anziché La Vecchia. Ecco, grazie. Che tipo di esperienza hai legata alla radio? Ma io sicuramente, essendo una scrittrice, giornalista, la mia è stata un'esperienza professionale, appunto di scrittura per la radio principalmente. È stata un'esperienza straordinaria perché scrivere per la radio è sicuramente una prova difficile, una grandissima sfida, perché si vanno a stimolare, si devono stimolare tutti quei sensi che non sono stimolati perché non c'è l'immagine. Questo però significa anche aprire spazi illimitati alla fantasia, al sogno, all'immaginazione. La televisione o un libro troppo descrittivo va a imporre dei modelli che la radio sicuramente non impone. Quindi ognuno può immaginare una persona come crede, o l'incontro di due occhi con altri occhi, o una serata, un luogo X in un tempo X. E quindi è stata una scrittura molto, molto bella e molto stimolante. La mia è stata soprattutto una scrittura legata al cinema, perché ho fatto dei racconti della durata di un quarto d'ora destinati al viaggiatore e legati a frasi famose del cinema, di film famosi, Nanni Moretti, Woody Allen, Rutger Hauer, Billy Crystal e molti altri. E quindi estrapolando da un film una frase si costruiva poi questo racconto di un quarto d'ora che era destinato a questo viaggiatore. Erano racconti proprio per il viaggio, destinati a chi affrontava questo tragitto, perché la radio fondamentalmente è diventata poi, come dicevi tu prima, compagnia nel movimento fondamentalmente, adesso soprattutto è diventata questo. E dopodiché abbiamo trasmesso anche delle interviste, abbiamo affrontato il tema della poesia, abbiamo fatto delle letture di poesie, interviste a poeti famosi come grandi poeti Mario Luzzi, Maria Luisa Spaziani. E un'altra esperienza molto bella è stata invece la lettura degli epistolari. Abbiamo letto le lettere di Kafka a Milena, di Apollinaire a Madeleine, di Campana a Sibilla Aleramo. È stata un'esperienza, mi hanno detto, molto toccante. Abbiamo Giovanna perché era una cosa, era uno staff, un gruppo di lavoro. No? Sì, era. Sì.
alcuni giornalisti, i miei colleghi di Italia Sera, con loro abbiamo affrontato questo, e poi alcuni scrittori giovani emergenti scrittori con i quali ho pensato di avviare questa, di iniziare questi esperimenti, perché poi sono state cose assolutamente sperimentali che hanno fatto molto piacere. Scrivere per la radio occorre dare un ritmo particolare, assolutamente, no? C'è un metronomo incalzante. Assolutamente non ci si può. Sì, perché come dicevo prima non ci sono le immagini. E oggi come in un mondo fatto soprattutto fondamentalmente di immagini, in cui la gente è abituata assolutamente ad avere tutto preconfezionato, tutto prefabbricato, e quando l'immagine viene a mancare si crea un buco enorme che bisogna assolutamente colmare. È bella l'atmosfera che ha descritto l'ingegnere, la lucina quando in una stanza, e questa lucina appunto che suscitava emozione e soprattutto sollecitava la fantasia, no? Perché la radio fa anche questo. Poi con l'ausilio di testi ad hoc la magia è completa. Sì. Grazie Giovanna. Grazie. Io allora adesso vado ad incontrare il collega amico Gianni. Grazie, grazie Gianni per aver accettato l'invito. E adesso abbiamo un intento comune, quello di parlare della radio, ma di ricordare l'amico Gigi Tozzi. Il direttore ci ha parlato del liceo, di strumenti scientifici. Mi è venuta subito in mente una cosa: tu hai frequentato il liceo con Gigi. Sì. Ci racconti di lui? Ma praticamente la mia esperienza radiofonica con Gigi è stata intensa. Erano comunque due scuole di pensiero diverse, due modi diversi di far radio. Sinceramente ci siamo anche scontrati anche parecchie volte, perché magari a me non piaceva il suo buonismo. Io la radio l'ho sempre interpretata sotto aspetti diversi, nel senso che sì, è anche giusto che ci sia della paciosità, è anche giusto che ci sia dialogo con gli ascoltatori, però è anche giusto, non fraintendetemi, che ci sia cattiveria, che ci sia uno scontro talvolta verbale con loro. Gigi no, forse questo non lo ripudiava, non l'ha mai fatto. Erano tutti quanti amici per Gigi, era un fatto costruttivo sotto certi aspetti. È lì che nasceva una scuola di pensiero diversa. Con Gigi abbiamo diviso esperienze radiofoniche, abbiamo diviso esperienze scolastiche, perché abbiamo fatto il liceo insieme, abbiamo diviso anche momenti familiari, perché le nostre famiglie quantomeno si frequentavano, quindi c'era un rapporto che esulava un pochino il campo radiofonico. Io penso comunque che Gigi sia stato, qua parliamo del 1976-77 se non sbaglio, Gigi è stato un innovativo per quello che riguarda la radio. Praticamente parlo di 24 anni fa. Innovativo perché ha fatto a suo tempo, non mi piace fare questi discorsi perché di solito quando si parla di una persona che non c'è si cade sempre nella retorica, è di cattivo gusto. Però quello che dico lo dico veramente con sincerità. Fece a suo tempo dei programmi innovativi, non so se ti ricordi Popcorn. Popcorn era praticamente una risposta radiofonica a quello che era il mito televisivo di Rascia e Raddoppia. E a quei tempi la televisione pubblica e con essa la radio pubblica non ci dava programmi a quiz di facile coinvolgimento. E Gigi, con la collaborazione, ricorderai, del compianto Cesare, professor Cesare De Vincentis, fece un programma che teneva insieme le famiglie durante la sera. Poi c'è stato il programma, non dico rivoluzionario perché poi subì tante di quelle imitazioni, Fermo Posta, che poi divenne La Busta Magica e via dicendo. E io non so se in questa serata avremo l'opportunità o il tempo di riguardare un aspetto marginale di questo programma, ma secondo me anche psicologico, dove Gigi si inventò un personaggio inesistente tale da coinvolgere il pubblico con lettere a scrivere in una maniera intensa questo fantomatico Duilio, che poi altri non era che il secondo nome di Gigi, Luigi Duilio Tozzi. Ecco, la radio che si presta appunto a questa invenzione, no? Una radio che prima l'ingegnere parlava di una poesia legata
immagino, a quello che è l'involucro della radio. Io la radio la vivo nella scatola parlante, mi sembra. È così. Sì. E io in pratica la radio la vivo dentro quella scatola. E adesso praticamente quello che dirò scatenerà le ire degli alti vertici, perché già ho avuto modo con quello che sto dicendo sì. mi fu imposto di non dirlo. Sì. La radio ha perso poesia. Imposto nel senso, sì, che quando lo dissi magari quindi è una ripetizione sì, che diciamo è un'esclusiva televisiva, perché questo l'ho detto a livello radiofonico. Sì. La radio ha perso poesia, la radio ha perso. Tu, Enzo, hai fatto radio con me, l'hai fatta 20 anni fa, più di 20 anni fa, non fai più radio, la radio non è più quella di prima, la radio ha perso poesia. Parlo della radio, non quella di cui ha parlato l'ingegnere, parlo della radio dall'interno, di quei suoni, di quelle emozioni, di quelle psicologie che si sentono all'interno. La radio ha perso tutto, la radio è stata digitalizzata e come tale ha perso quell'intimità, quell'atmosfera, quel... Tu pensi che siano cambiati anche i radioascoltatori? No, sono gli stessi. La stessa solitudine, anzi, è aumentata. Sì, la solitudine è aumentata. Io vorrei... Quindi a maggior ragione dovremmo far ritrovare alla radio la vecchia poesia. Sì, ma è una poesia che, vedi, forse io non mi sono spiegato bene e forse non riuscirò neanche a poter... a centrare il discorso su quello che effettivamente vorrei dire. Io per poesia intendo dire non è la persona che sta dentro la radio, che presenta il programma, che coinvolge gli ascoltatori. La poesia che ha perso la radio è una poesia dovuta alla tecnologia. È difficile che io riesca a farmi capire dai non addetti ai lavori. Una volta c'era il vecchio vinile. Il vinile era, e come diceva appunto, abbiamo perfetto, un vecchio grammofono a tromba, al di là della, al di là della prima. Sì, infatti, al di là della corposità sonora, per vinile, lo dico naturalmente a coloro che magari il termine potrebbe risultare nuovo, il vinile è il vecchio 33 giri, il vecchio LP per intenderci, al di là della corposità sonora che può dare un 33 giri e che non dà un CD digitalizzato, ma oggi come oggi esiste il computer dentro la radio. Il computer che cosa fa? Priva di fantasia colui che trasmette. E lì ho avuto appunto è lì che t'hanno detto. È lì che mi hanno bloccato. Capito, è che t'hanno bloccato. Ecco, nel senso. Ma qui te puoi sbloccare. Sì, qui mi sblocco perché ho deciso di dire quello che penso. Sì. Una volta la radio, quando la facevi tu e quando ho cominciato a farla io, una volta c'era un aggiornamento di materiale discografico, di conseguenza tutto ciò, o si presume nella stragrande maggioranza di tutto ciò che il mercato discografico metteva in commercio, la radio acquistava, a seconda chiaramente delle capacità economiche della radio. Però io ho avuto sempre la fortuna di lavorare in radio, diciamo, strutturalmente, economicamente, avanti rispetto alle altre. Adesso? Adesso no, adesso che cosa succede? Sia per mancanza di tempo, sia per mancanza, non dico di organizzazione, ci sono tanti problemi. Oggi c'è il nuovo prodotto musicale, faccio un esempio, è uscito venerdì scorso l'ultimo album di Vasco Rossi. Negli ultimi 3 giorni Vasco Rossi ha venduto 330.000 copie, dico 330.000 copie in 3 giorni. La radio, e non parlo della mia, ci mancherebbe altro perché il discorso va generalizzato, la radio per tante molteplici ragioni che cosa fa? Il prodotto musicale di Vasco Rossi lo standardizza in 2 canzoni immesse sul computer, ricalcando un pochino la mentalità dei network radiofonici e aspettando poi successivamente, io parlo come radio privata, quindi locale, aspettando successivamente nel tempo che il grande network, che sia esso Radio DJ, che sia Radio Italia Network o via dicendo, che a distanza di mesi lanci un altro prodotto musicale dello stesso album affinché le nostre radio possano rimettere quel pezzo lanciato
dal network, ecco. Quando noi potremmo lanciarlo tranquillamente adesso, certo, adesso certo, che è uscito l'ultimo di Vasco Rossi, l'ultimo di Zucchero, l'ultimo di... Questi problemi Gigi non li aveva sicuramente, no, assolutamente, aveva anche perché un target ben preciso, e poi soprattutto, tornando a lui, aveva scelto un orario abbastanza scomodo, perché lui, da buon intenditore, aveva capito che alle 6 del mattino c'era il massimo splendore della radio. Ma io vorrei aggiungere una cosa in merito a quello che dici tu, e scusa se ti interrompo. Hai parlato delle 6 del mattino, io non ho avuto la fortuna di lavorare con Gigi nella sua ultima emittente, un'emittente che è dista da Pezzano qualche chilometro, però in riferimento alle tue 6 di mattina, io so, e non per essermelo sentito dire da Gigi, che talvolta con la strada ghiacciata d'inverno, quando lui non poteva prendere l'auto per arrivare agli studi, addirittura faceva quei famosi 4 km e 800 metri a piedi per arrivare puntuale per dare il buongiorno alle migliaia di telespettatori che lo seguivano. Di ragazzi, di altri ragazzi, colleghi, che se ne sono andati, ce ne sono, vorrei ricordare Luigi Veraldi, no? Perfetto, Remo Palladini, anche loro non ci sono Massimo più. Galanelli, aggiungo io. Massimo Galanelli, parlando con la signora Marisa, volevi aggiungere qualcosa? Sì, altro? Volevo aggiungerne un altro della mia emittente che io non ho avuto il piacere di conoscere perché sono sopraggiunto dopo la sua dipartita, è Antonello Tabacco. Bene, ricordiamo anche Antonello, parlando con la signora Marisa, anzi colgo l'occasione per salutare la signora Marisa e il signor Carlo Tozzi, mi ha detto al telefono, giustamente con la voce rotta dal pianto, ci sembra di vivere un incubo, sembra che Gigi non sia morto, sembra di non credere. Tu l'hai questa sensazione, Gianni? No, Gigi per me non è mai morto, poi è anche difficile identificare, pensare a una persona che non c'è più quando quella persona era dei nostri, ma soprattutto è difficile pensare che Gigi non c'è più, perché Gigi in fondo, diciamo, nella stragrande maggioranza di chi l'ha conosciuto, Gigi non era una persona reale, era una persona radiofonica. E questo è ancora rende l'idea ancora più difficile pensare che non ci sia più. Cioè, perché era una voce. Era una voce, quindi come tale. È vero che quando hai annunciato della trasmissione qualcuno ha detto alla radio, finalmente era ora che qualcuno... che si ricordasse appunto del... Guarda, io ti dirò una cosa, poi... diciamo che è un pochino, come si dice, la serata delle aperture non soltanto mentali ma anche spirituali. A me è capitato, non so, posso essere cattivo? Prego. No, se posso essere cattivo, mi assumo ovviamente le responsabilità di quello che dico. Sì. Ho premesso che la mia amicizia con Gigi prevaricava il fatto radiofonico. Io seppi che Gigi non c'era più, lui se n'è andato il 6 gennaio dello scorso anno, seppi che Gigi non c'era più 4-5 ore dopo che effettivamente era morto. Lo seppi in maniera veramente molto molto indiretta, quindi la prima cosa che ho fatto razionalmente è stata quella di accendere la sua emittente. Sentii che c'era del rock, quindi ho pensato che naturalmente... Detto rock, non Rocco, qualcuno potrebbe c'era rock, capire... C'era del rock. Sì, no, ho voluto sottolineare, Gian. Quindi ho... la mia... Di pessimo gusto, voglio dire. Ma, ecco, sì. Di pessimo gusto, però poco, poi chiaramente uno, facendo anche mente locale, pensando che era un giorno festivo, era infatti il 6 gennaio, e pensando che magari la programmazione, nessuno poteva essere intervenuto sulla programmazione, può darsi che magari potevano essere giustificati con questo. Avvertì un mio collega della mia emittente, io lavoro a Radio Montevelino, avvertì un mio collega, Carlo Michetti, e che lui si prese la briga di telefonare in redazione all'emittente di Gigi e non avvertirli, perché penso che loro ne erano informati, e quantomeno avvisarli che forse non era un tipo di programmazione musicale
adatta alla circostanza. Hai fatto bene a ricordare questa cosa, Gianni, sicuramente sarà contento Gigi che tu lo abbia detto, e quindi saranno contenti anche i tanti radioascoltatori che amavano seguire la voce particolare bonaria, come diceva. Oh, comunque io Gianni, chiaramente non è che voglia Gigi. Non è che voglia, aggiungo una cosa soltanto. Ho detto un paio di minuti fa di assumermi le mie le responsabilità di quello che dico, però perché... ho anche detto che giustamente era un giorno festivo in cui la programmazione o il programmatore preposto probabilmente non sapeva o grazie, non poteva. Gianni, hai fatto benissimo, siamo abituati alle battaglie. Grazie. A favore dell'informazione obiettiva e di quello che viene detto e della televisione verità. Intanto per Giovanna io la pregherò di tornarmi la settimana prossima, perché vorrei raccontare anche altre storie, e sentirei adesso di nuovo il direttore del Castello. Un breve cenno sul nome Calcedonio. A chi venne l'idea di darle questo nome così? È un nome di famiglia. Nome perché di lei famiglia. Non se la scorda più nessuno. Beh, poi sì. Voglio dire, aspetto simpatico, la barba alla Bud Spencer, quindi il nome, lei ha il fisico. È una tradizione di famiglia, è una tradizione di famiglia, ci alterniamo un Calcedonio e un Giacomo. Infatti papà mio si chiamava Giacomo e mio figlio si chiama Giacomo, mio nonno faceva Calcedonio e via discorrendo. Voglio dire, tra Giacomo e Calcedonio c'è un abisso, no? Io sono capitato nella serie di Calcedoni. Etimologicamente Calcedonio? Oddio, guardi, è abbastanza complesso, comunque molto sinteticamente le posso dire, questi Calcedoni erano un popolo greco che si erano stanziati e avevano impiantato una colonia dalle parti del Bosforo, esattamente in di fronte, esatto, di fronte al sito dove poi sarebbe sorta prima Bisanzio, che era un'altra colonia di origine greca, e poi la grande Costantinopoli. Ed Erodoto li chiamava questi Calcedoni, che ci vedevano poco, c'erano noti nell'antichità, perché avevano scelto il sito, avendo a disposizione le due sponde, avevano scelto. Direttore, ci vedevano poco, ma erano lungimiranti, me lo lasci dire. Vedevano, avrebbe detto Totò. Poi guardi, Calcedo, la radice in greco significa porpora, quindi c'è una venatura di punico, cioè qua a vedere, ed Erodoto. Mi sono imbattuto in un rigo di Erodoto in cui si dice Calcedonio i sono i cartaginesi. Questo è una questione che devo sondare quindi un po' meglio. Il nome c'è una contaminazione greco-punica. Quindi c'è una cosa. Merita un approfondimento. Consideri che la mia famiglia è originaria di Catania e Catania è stata fondata dai cartaginesi. Quindi a questo punto bisognerà capire se è prevalente la parte punica o la parte greca. Anche perché Cartagine è a due passi. Cercato di essere il più sintetico possibile. Lei mi ha fatto una descrizione bellissima. Senta, direttore. Allora, torniamo alle origini del castello, seconda metà del secolo... I primi decenni del Cinquecento, come noto. Castello di L'Aquila. Come noto, sì, che adesso chiamiamo un po' più propriamente Forte Spagnolo, anche se la vecchia denominazione di castello cinquecentesco è un po' nel cuore della popolazione. Cioè. Su idea di Pablo da Toledo... Di Pedro da... Sì, Pedro Don, da Pedro, Pedro, Don Pedro, generalissimo, generale Don Pedro da generalissimo delle armate spagnole, fu l'artefice delle grandi vittorie... era il generalissimo di Carlo V. Era anche un viceré, no? Certo, era il viceré di Napoli. Era il braccio destro. La sua un personaggio di un enorme spessore storico. Difatti, volle rafforzare il territorio, soprattutto un territorio importante come l'Aquilano, come la Valle Roveto. Promosse una grande opera di fortificazione di tutto il viceregno di Napoli. E quindi grazie all'ausilio di una equipe di esperti. Molte fortezze le fece rimodernare, fra cui a Napoli Sant'Elmo e all'Aquila, che era un punto strategicamente nevralgico, e volle costruire questa imponente fortezza che aveva un'importanza strategica particolare. Motivo per venire a visitare il castello, direttore, certamente. Potrebbe essere... Adesso siamo
approfitto della circostanza, sì. E prossimamente apriremo anche di lunedì. Lunedì è per tradizione è la giornata festiva per i musei dello Stato e noi faremo una piccola eccezione alla regola, apriremo il museo anche di lunedì, per cui il museo sarà aperto per tutto l'arco della settimana. Quindi il Mammut, poi il reparto scientifico con antichi macchinari, proprio del queste, vecchio liceo. Non ci sono ancora al museo, non vorrei equivocare. Vabbè, e speriamo presto, solamente schedati. E speriamo presto anche la grande collezione di radio d'epoca. Troveremo delle soluzioni, vabbè. Ci sono tante iniziative, a Colleurano per esempio dovrebbe sorgere un qualcosa, a Nereto. Noi lanciamo l'idea, come direttore. L'ingegnere sa bene, ci sono questi festival delle radio antiche, quindi si tratta di raccordare tutti questi suggerimenti grazie, e cercare direttore. Di portarli a buon fine. Bene, la ringrazio, grazie direttore. Allora, dottoressa Mampieri, lei mi sembra di aver sentito alla radio, sì, dovrà accontentarsi del microfono a gelato, nonostante ancora non faccia tanto caldo, ma ogni tanto capita al mezzo tecnico che ci abbandoni. Lei mi è sembrato di sentire un suo libro proprio attraverso la Radio Nazionale. Sì. Ricordo bene oppure? No, è vero. Dei miei racconti agli inizi degli anni 90, tratti dal libro Racconti d'Abruzzo, sono stati portati in voce alla radio. La registrazione venne fatta da Rai 3 di Pescara e poi sono stati portati anche a livello nazionale. A me questo ha fatto molto onore e credo che abbia fatto onore anche all'Abruzzo, perché sono tutti racconti che riguardano l'Abruzzo, la nostra regione. E io vorrei approfittare dell'occasione, come capo del Dipartimento Provinciale del Tesoro di Pescara, nel dire che sabato, domenica e lunedì prossimi ci sarà a Piazza Salotto a Pescara, dove è stato già allestito il Villaggio Italia, che è un villaggio per far conoscere la nuova moneta europea, l'euro, ed è stato appunto creato questo Villaggio Italia dal Ministero del Tesoro e dalla Comunità Europea. Quindi invito tutti, se c'è la possibilità, di andare a visitare il Villaggio Italia a Pescara.